Ciao a tutti, oggi vi parleremo di Matteo Messina Denaro, uno dei più pericolosi e ricercati boss mafiosi italiani. Conosciuto per la sua spietatezza e la sua capacità di mantenere il controllo nonostante la lunga latitanza, è stato una figura centrale nella mafia siciliana per decenni. Matteo Messina Denaro nasce a Castelvetrano, in provincia di Trapani, il 26 aprile 1962. Figlio di Francesco Messina Denaro, noto come Don Ciccio, un influente boss mafioso. Matteo cresce immerso nei codici mafiosi, imparando fin da giovane l'arte della violenza e del potere. Suo padre, un alleato dei corleonesi di Totò Riina, lo introduce nel mondo criminale fin dalla tenera età. Negli anni 70 e 80 Matteo inizia la sua carriera criminale sotto la guida del padre. Si distingue subito per la sua spietatezza e astuzia. Si dice che a soli 14 anni abbia già commesso il suo primo omicidio. È noto per il suo fascino e la sua capacità di attrarre donne, che spesso lo accompagnano durante le sue fughe e latitanze. Durante gli anni 80, Matteo si avvicina ai corleonesi di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Questo legame è cruciale per la sua ascesa nel mondo mafioso. Diventa uno degli uomini di fiducia di Riina, partecipando attivamente alla strategia della tensione di Cosa Nostra. Messina Denaro è coinvolto in molti degli attentati degli anni 90, inclusi quelli contro i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questi attacchi erano parte di una campagna di terrore orchestrata da Riina per intimidire lo Stato italiano. Dopo l'arresto di Riina, Messina Denaro fu favorevole alla continuazione della strategia degli attentati dinamitardi. Partecipò alla pianificazione degli attentati a Firenze, Roma e Milano, che provocarono in tutto 10 morti e 106 feriti, oltre a danni al patrimonio artistico. Durante questo periodo, mentre gli attentati si svolgevano, Matteo andò in vacanza a Forte dei Marmi, dimostrando il suo disprezzo per le autorità. Nel 2004 il SISDE, allora noto come il Servizio Segreto Civile, cerca di rintracciare Matteo Messina Denaro attraverso Antonino Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, il paese natale del boss. Vaccarino, condannato a 6 anni per traffico di droga, ma assolto dall'accusa di associazione mafiosa, è un uomo di confine, con contatti in diversi ambienti della Sicilia occidentale. Conosce la famiglia Messina Denaro da anni e, una volta uscito di prigione, inizia a collaborare con i servizi segreti. Le comunicazioni con il boss avvengono tramite i cosiddetti pizzini. Messina Denaro usa il nome falso di Alessio e chiama Vaccarino Svetonio. Nell'aprile 2006, durante l'arresto di Bernardo Provenzano in un casolare di Corleone, dopo 43 anni di latitanza, gli investigatori trovano alcuni dei molti pizzini scambiati tra Provenzano e Messina Denaro, che menzionano anche Vaccarino, il boss di Castelvetrano, preoccupato perché Provenzano non ha rispettato la regola di distruggere i messaggi dopo averli letti. Non sapendo che l'ex sindaco sta cercando di agganciarlo per conto dei servizi segreti, consiglia a Svetonio di vivere una vita trasparente per non essere coinvolto nelle indagini. Tuttavia, una fuga di notizie ai giornali compromette l'operazione sotto copertura e la possibile cattura del latitante. Nonostante la gravità della fuga di notizie, non viene avviata alcuna indagine. Alcuni mesi dopo, nel novembre 2006, Vaccarino riceve una lettera inquietante dal boss di Castelvetrano, che getta la sua famiglia nell'inferno. La lettera recita: «La sua illustre persona fa già parte del mio testamento. In mia mancanza qualcuno verrà a riscuotere il credito che ho nei suoi confronti». Anni dopo, in uno dei pizzini spediti a Vaccarino, confesserà che uno dei pochi rimpianti della sua vita è di aver interrotto gli studi e di non aver conseguito una laurea. Questo potrebbe spiegare perché,
Messina Denaro si distingue dall'immagine tipica di un boss di Cosa Nostra. Da autodidatta si costruisce una certa cultura che emerge nei messaggi ben scritti inviati all'ex sindaco di Castelvetrano, nelle citazioni colte usate per i necrologi del padre e nelle letture trovate nel suo appartamento dopo il suo arresto nel gennaio 2023. Messina Denaro rappresenta una mafia diversa rispetto ai vecchi grandi boss. Questo cambiamento è inevitabile considerando le rapide trasformazioni politiche ed economiche dell'Italia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. È la fine della Prima Repubblica, delle grandi aziende pubbliche, dello Stato imprenditore e di una politica onnipresente, con Tangentopoli e la progressiva scomparsa dei grandi partiti di governo. Il sistema politico che aveva fornito supporto e potere a Cosa Nostra arriva al suo termine. La politica non riesce più a contenere l'attivismo giudiziario che segue il maxi processo iniziato nel 1986, il quale infligge pesanti condanne ai vertici mafiosi. Di conseguenza si verificano attacchi diretti alla politica, incapace di mantenere le promesse di riforme soprattutto in ambito giudiziario, e alla magistratura con le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Con la progressiva scomparsa dei vecchi referenti politici diventa necessario trovare nuovi alleati in un contesto politico ed economico in rapida evoluzione. In questo scenario Matteo Messina Denaro si afferma in Cosa Nostra alla fine degli anni Ottanta. Nel 1989 viene accusato di associazione mafiosa. Nel febbraio 1991 decide di eliminare Nicola Gonzales, un impiegato di un hotel a Castelvetrano, colpevole di essersi innamorato di una dipendente austriaca, amante del giovane boss. Gonzales aveva manifestato l'intenzione di cacciare i mafiosi una volta diventato direttore dell'hotel. Questa affermazione, giunta alle orecchie del gruppo di Messina Denaro, porta alla sua eliminazione. All'inizio del 1992 Messina Denaro si reca a Roma con alcuni mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani per raccogliere informazioni sulle abitudini del giornalista Maurizio Costanzo. Messina Denaro partecipa all'organizzazione del rapimento di Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo. Uno degli episodi più terribili nella carriera di Messina Denaro è il rapimento e l'omicidio del giovane Giuseppe Di Matteo. Nel novembre del 1993 Messina Denaro fu uno degli organizzatori del sequestro del bambino, volto a costringere suo padre, Santino Di Matteo, a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Dopo 779 giorni di prigionia, Giuseppe Di Matteo venne brutalmente strangolato e il suo corpo fu sciolto nell'acido. Questo evento mette in evidenza la crudeltà e la spietatezza di Messina Denaro. Successivamente al suo arresto, in uno dei suoi rari interrogatori, Messina Denaro rilascia una confessione che suona come un testamento, allontanandosi dalla figura di uomo d'onore, un comportamento atipico per gli uomini di Cosa Nostra. Egli ammette di essere responsabile del rapimento del giovane Giuseppe Di Matteo, ma solo come esecutore dell'ordine di sequestro. Smentisce le affermazioni di Giovanni Brusca, che lo indicava come il mandante dell'omicidio di Giuseppe Di Matteo, dichiarando invece che il responsabile dell'eliminazione del bambino fu Giuseppe Graviano, mentre Enzo Brusca, Vincenzo Chiodo e Giuseppe Monticciolo furono gli esecutori materiali del delitto. Il 16 gennaio 2023, dopo decenni di indagini e operazioni delle forze dell'ordine, Matteo Messina Denaro viene arrestato in una clinica privata a Palermo, dove si era recato sotto falso nome per ricevere cure mediche. La sua cattura segna la fine di un'era per Cosa Nostra. Al momento della sua cattura, Messina Denaro era malato di cancro e aveva dichiarato ai PM: «Non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, voi mi avete preso per la malattia, senza la malattia non mi prendevate». La notizia dell'arresto fa il giro del mondo e il processo che ne segue svela ulteriori dettagli sui suoi crimini e sulle sue connessioni. Messina Denaro viene accusato di numerosi reati, tra cui omicidio, traffico di droga e associazione mafiosa. Dopo l'arresto, la salute di Messina Denaro peggiora rapidamente. Viene trasferito in una struttura penitenziaria dove continua a ricevere cure mediche. Muore il 24 settembre 2023 all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Al momento della sua morte lascia un vasto patrimonio accumulato attraverso decenni di attività criminali. Alla sua morte Messina Denaro lascia un vasto patrimonio, frutto di anni di attività criminali. Il suo testamento e le sue ultime volontà rivelano l'intenzione di mantenere il controllo sui suoi affari anche dopo la sua morte, delegando la gestione a uomini di fiducia,
prima di morire, aveva riconosciuto formalmente sua figlia Lorenza Alagna come sua erede, una decisione che aveva rimandato per anni. Matteo Messina Denaro è stato un simbolo del potere e della brutalità della mafia siciliana. La sua vita e i suoi crimini mostrano quanto possa essere radicato e pervasivo il potere mafioso. La sua cattura e morte segnano la fine di un'era, ma la lotta contro la mafia continua. Grazie per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti sulla storia della mafia e dei suoi protagonisti.